Mentre i tifosi del Napoli assistono alla prima amichevole stagionale con la Naune Val di Non, la dirigenza azzurra è impegnata su diversi tavoli per quanto riguarda il calciomercato in entrata e in uscita, o se vogliamo, di permanenza. Sotto i riflettori, sempre i pezzi pregiati del presidente De Laurentiis, ovvero Kvaratskhelia e Osimhen. Per il georgiano però non sembrano esserci problemi. Il 22enne rivelazione della passata stagione avrebbe già trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Si attenderebbe solamente una fase più serena per l'annuncio ufficiale. Mai veramente in discussione la sua permanenza al Napoli, al contrario di quella di Victor Osimhen. Il nigeriano accolto l'altro ieri dai tifosi partenopei festanti a Di Maro sta cercando un accordo che possa essere positivo per entrambe le parti. Il suo agente Calenda ieri si è confrontato nuovamente con il patron degli azzurri per provare a smussare il prezzo del cartellino ed inserire in un eventuale rinnovo una clausola che possa aggirarsi tra i 120 e i 140 milioni di euro. Cifre insomma sempre altissime, ma certamente più abbordabili per i top club europei. Si lavora quindi in questo senso, ma il dialogo continuerà ancora per un bel po'. Sul fronte entrate è sempre vigile il DSM Luso sul centrocampista del Tottenham, Giovanni Lo Celso. L'argentino campione del mondo potrebbe arrivare anche in prestito con diritto di riscatto, stessa formula utilizzata dai due club per Ndombele.